Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È un ripristino simbolico e simboleggia proprio la bonifica totale di territorio. Dovrà essere proprio graduale, non è che puoi ottenere tutto al momento, ma finora non si sono stati, non sono stati ottenuti i risultati. Tu mi parli dei ragazzi, ma i ragazzi di Caivano lo dicono gli stessi circoli del PD che hanno applaudito pur in silenzio l'azione della polizia, per non parlare di padre Patruccello e di tutti, i parrocchiani di Caivano. Quel blitz ci voleva, perché ci sono dei ragazzi e dei minori che vengono armati dalla camorra qui, come dalla mafia in Sicilia, già a 14 anni, a 12 anni, perché sanno di non essere punibili. Ti dico che la soglia di punibilità per i minori, per esempio in Inghilterra, è di 12 anni, in Francia di 13, addirittura in Spagna dai 14 ai 18 c'è una legislazione speciale, per cui non c'è nulla di male. In più sentivo prima l'onorevole Bindi che parlava appunto di genitori che vengono strappati, genitori che vengono privati, mandano in galera perché non mandano i figli a scuola. Si è dimenticato di dire che sono genitori camorristi. Cioè, se hanno dei precedenti penali, sono camorristi e tentano di affiliare i figli a una associazione mafiosa, vanno in galera, se no, no. Vengono semplicemente trattati come genitori negligenti con tutto quello che ne consegue, ma non c'è la galera. Cioè, cerchiamo di darle chiaramente un pochettino le cose, non cerchiamo di non sforare nell'ideologia. No, non qui è ideologia. C'è una situazione tragica, un inferno dei vivi che si è dovuto debellare. Poi vediamo se funziona bene, se no si protegge. Intanto no, ma la domanda era legata a quello che dicevi meglio. Tu, se lì lo Stato non c'è mai stato, la prima volta che io a 12 anni a Caivano vedo lo Stato, è uno Stato che mi dice vai in galera tu e non quelli che ti hanno creato intorno a sto deserto. Cioè era quella la domanda, è l'impostazione. È vero, cui... no, va in galera quelli che ti hanno... No, va... Ma se la camorra utilizza gli indigeni, cioè la gente che sta il territorio, non tu diciamo devi togliere alla camorra la possibilità di agire sul territorio. Quindi indigeni in senso tecnico. Lo so, però le parole, tu sei un cittadino di Caivano, hai tutti i diritti di qualunque altro cittadino. Se vieni definito come indigeni, siamo al colonialismo accortese. Sono indigeno anch'io di Luca, sono indigeno di Milano e tu sei indigeno di Roma, quindi dal punto di vista etimologico tecnico indigeno di persone che sta no, io sono cittadino quindi del mondo e ultraterrone. Però sentiamo un attimo Rosy Bindi perché è giusto fare anche un po'.